Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovissimo video della serie Dietro il Beat. Oggi avremo Equilibrio di Sfera Ebbasta. Questo è uno dei tanti beat che mi chiedete di rifare da tantissimo. Per la chitarra principale non sono riuscito a trovare il preset proprio esatto, però mi ci sono avvicinato abbastanza. La melodia è abbastanza semplice, però il beat è veramente veramente incredibile. Quindi direi che possiamo cominciare. Come prima cosa ho utilizzato solo Nexus praticamente. E come chitarra principale abbiamo questa GT Big Western, alla quale ho disattivato tutti gli oscillatori tranne il terzo, e quest'altra chitarra, ovvero GT Rainy Morning. Sulle chitarre ho applicato semplicemente un equalizzatore e la melodia è questa qui. Una cosa molto importante è aumentare tantissimo il reverbero e aumentare anche un po' l'attacco della chitarra. Poi abbiamo il basso, per il basso ho utilizzato il classico Prize Sidechain e il pattern del basso è questo qui. Poi ho messo un brass sempre di Nexus, che è questo qui, BR Hollywood Brass. Ho tagliato le alte tramite un filtro cutoff in questo modo e il pattern è questo. Il pattern cambia all'interno del ritornello e diventa in questo modo. Come suoni aggiuntivi per il ritornello abbiamo un cedar, che è questo suono qui, sempre di Nexus, e un piano, sempre di Nexus, che trovate nella cartella piano, che è questo. A questo piano sono andato a disattivare tutti gli oscillatori tranne il 2. Sul piano dovete attivare il delay, metterlo in time, un quarto triplet, e aumentare molto il parametro modulation che ci dà questo effetto detune alla fine del delay. La melodia che suonano questi due suoni non è altro che la melodia che abbiamo sentito prima, quindi la principale, che è questa. Passando i drums abbiamo lo snare. Hi-hat. E il kick. Infine, in alcuni punti ho messo questo suono di Kashmir, che è una specie di tamburino che ho trovato nel pacchetto volume 2. E il tutto insieme viene così. In questo punto ho fatto un cambio del basso, mettendo queste note qui. Però per il resto rimane più o meno tutto uguale. Forse anche nel ritornello ho cambiato il basso e l'ho fatto diventare in questo modo. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e vi ricordo come sempre di iscrivervi e lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Su Patreon trovate tutti gli FLP dei miei remake e anche tutorial aggiuntivi se volete andare a abbonarvi e anche il kit che ho droppato da poco. In descrizione trovate anche il link al mio Instagram e a Twitch, quindi andate a seguirmi anche lì. Bella e al prossimo video.